Ciao a tutti, quest'oggi parleremo delle nuove linee guida per la maturità 2019 comunicate dal ministro Marco Buschetti il 4 ottobre scorso. Partiamo con le modifiche al tema, ovvero la prima prova. Essa potrà essere svolta dagli studenti seguendo tre tipologie, la A, la B o la C. La A è composta da due tracce, l'analisi del testo. La B invece è composta da tre possibili tracce e consisterà in un testo argomentativo, mentre invece la tipologia C è composta da due tracce e riguarda la produzione di un testo espositivo argomentativo su tematiche di attualità, che ha sostituito quello che precedentemente negli scorsi anni era il saggio breve o l'articolo di giornale. Attualmente manca nel prospetto il tema storico perché è stato definitivamente eliminato. Passiamo alle modifiche alla seconda prova, ovvero la prova di indirizzo. Esse sono legate principalmente alla soppressione del quizzone, l'ex terza prova prevista fino allo scorso anno, che racchiudeva un po' un test multidisciplinare su varie materie. E, appunto, data la soppressione di questo test, nella seconda prova è possibile da quest'anno trovare uno o più materie di indirizzo. Quindi, per fare un esempio, all'interno del liceo classico potremmo trovarci latino e greco insieme, all'interno del liceo economico-sociale potremmo trovarci ad avere scienze umane da sola, oppure diritto ed economia, unica materia insieme. Oppure potremmo trovarci di fronte al liceo scientifico-sportivo che potrebbe avere discipline sportive o ginnastica insieme. Parliamo ora dei requisiti di accesso all'esame. Va ricordato che per quest'anno la prova invalsi e l'alternanza scuola-lavoro non saranno vincolanti. La prova invalsi, introdotta dalla buona scuola, sarà composta di una prova di italiano, una di inglese e una di matematica. Esse faranno media in un unico voto. Lo studente non dovrà né obbligatoriamente parteciparvi né essere sufficiente. Per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, non è obbligatorio che gli studenti l'abbiano svolta nel corso del loro percorso, ma essa comprende 200 ore per i licei normali e 400 per gli istituti tecnico-professionali come Alberghiero o Rasinieri. Invece, per quanto riguarda le altre disposizioni per l'accesso, abbiamo che gli studenti devono aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni annuali e devono avere almeno 6 di tutte le materie, compreso comportamento. Sono state previste anche delle modifiche al conteggio dei crediti formativi. Parliamo di cosa sono i crediti formativi. I crediti formativi sono quei voti che vengono conteggiati per gli studenti alla fine di terza, alla fine di quarta e alla fine di quinta sulla base della loro media. Essi serviranno poi al calcolo del voto finale, agevolando molto gli studenti. Proprio per agevolare ancora di più gli studenti, il governo ha voluto dare
intraprendo appunto soprattutto nel triennio è modificando il numero dei crediti che da 25 su 100 passa a 40 su 100. Va ricordato ovviamente che per gli studenti che svolgono la maturità quest'anno e che quindi hanno i crediti ancora conteggiati nella vecchia modalità, i loro docenti provvederanno a breve al ricalcolo dei loro crediti, portandoli in 40 centesimi. Parlando ora dell'orale, le modifiche saranno essenzialmente due. Allora, la prima riguarda il fatto che si potrà cominciare il colloquio con gli studenti che parleranno dell'alternanza scuola-lavoro, qualora l'abbiano svolta, con una relazione. Invece, da quest'anno verrà aggiunta la possibilità dei docenti di fare delle domande su dei testi riguardanti attualità, articoli di giornale, costituzioni, eccetera, eccetera. Ovviamente l'idea per gli anni successivi, che probabilmente verrà inserita nella riforma, è quella di spostare la materia cittadinanza attualmente inserita in storia nel biennio, inserirla come materia all'interno del triennio e quindi diventare proprio una materia vera e propria da portare all'esame. Ricordiamo inoltre che le materie riguardanti la seconda prova usciranno sul sito del MIUR a breve, a gennaio. Non si sa ancora se verso l'inizio o la fine, ma teneteli aggiornati. E con queste parole, che spero vi siano state utili, vi saluto, vi auguro un in bocca al lupo e ci vediamo a giugno!